come? Un attimo, facciamo un'immagine. Ah, cioè, guardate. Va bene. Prego Carlotta. Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti voi che siete intervenuti in quello che è uno dei primi incontri, insomma, che aprono la stagione qui a Casa Pound, incontri in quello che è uno spazio libero, come noi lo chiamiamo. E abbiamo qua questa sera, per questo nostro primo confronto, il vicepresidente di Casa Pound Italia, Simone Di Stefano. E alla mia destra abbiamo il dottor Mentana, che ringraziamo per aver accettato, insomma, il nostro invito. E le chiedo subito... Certo, essere alla vostra destra è veramente difficile. A Casa Pound succede un po' di tutto, ecco. Allora, visto, insomma, che lei ha deciso di partecipare, insomma, a questo incontro e ha accettato da uomo libero, insomma, quello che è un confronto con anche persone che magari non la vedono proprio come lei. Lei stasera viene qua in un posto che da tanti è considerato, no, un posto di violenti, intolleranti, eppure lei stamattina ha subito una minaccia da chi si riempie la bocca di democrazia propugnando quello che è l'antifascismo. Come l'ha vissuta questa cosa di questa mattina? Assolutamente con tranquillità. Anche voi avete avuto delle proteste, qualcuno che ha detto ma che... cioè, è sempre così. Quando si discute, per me, perché sono qui? Perché assolutamente la cosa più normale, per chi oltretutto non ha un partito politico, ha soltanto le sue idee, è la possibilità di confrontare le sue idee. Passiamo la maggior parte del nostro tempo, anche voi, a confrontare le idee con quelli che la pensano come voi o come me. Quindi, quando in realtà c'è la possibilità di confrontare le idee con chi ha idee molto lontane, è assolutamente il sale della democrazia. Siccome io credo che la democrazia sia l'unico recinto possibile in un paese come il nostro, che ha passato quello che ha passato il nostro paese, che ha la storia che ha il nostro paese, l'unico recinto possibile è quello della democrazia, che è il confronto in libertà tra idee diverse, io penso che sia un bene per tutti. Non è che io vengo qui a fare il missionario o... come è stato detto con una frase veramente, secondo me, sballata, vengo a legittimarvi. Se un movimento partecipa con proprie liste alle elezioni politiche, è la democrazia che lo legittima, si legittima da solo. Se si pronuncia con chiarezza, ha viaggiato sulle ali del fervore politico, del fanatismo politico e delle ideologie. Ecco, confrontare le idee pacatamente vuol dire creare l'antidoto più forte contro quei rischi. Ho citato non a caso il terrorismo di destra e di sinistra, per dire che non è che la storia italiana sia fatta di buoni e cattivi. E comunque tutte le persone che hanno studiato la storia sanno due cose. Quanti fascisti c'erano in Italia nel periodo di auge del fascismo? E quanto il fascismo sia stato definitivamente battuto dalla storia, come quella forma di esercizio del potere in un paese come è stata l'Italia. Queste cose, poi ognuno può discutere quello che vuole, ma queste cose sono nelle pagine della storia, di una storia che doveva essere condivisa. Fatemi aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo perso come Italia una grande occasione, quando ci sono stati i 150 anni dell'Italia, ne abbiamo celebrati solo 130. Se si fosse cominciato a fare i conti critici davvero col fascismo, invece di parlare soltanto da Cavour fino al centro-sinistra o alla Solidarietà Nazionale o alla Seconda Repubblica, se si fossero fatti i conti col fascismo, che non furono fatti dal 45 in poi per mille motivi comprensibili, o meno, probabilmente molte cose si sarebbero fatte più pacate prima. Questa è una questione fondamentale che nulla toglie al fatto, nulla
toglie il fatto, chiedo scusa se faccio un disclaimer iniziale, come si dice, no? Però penso sia utile per tutti, che nulla toglie al fatto che poi quello che c'è stato, no? Che un paese che in vigenza del fascismo, sotto l'impulso del fascismo, con una rete di consenso costruita attraverso decenni di esercizio totalitario, un aggettivo che fu inventato sotto il fascismo, che poi sia stato davvero uno stato totalitario, non c'è riuscito, ma che in costanza di questo sia siano state varate in tempo di pace le leggi razziali, non è stato un errore, è stato un orrore che delegittima ai miei occhi definitivamente tutto quello che ha fatto il fascismo, perché quello ha portato la società italiana a misurarsi con la cosa più ripugnante che un paese moderno possa fare, cioè discriminare per etnia, per religione o per razza gli abitanti di quello stesso paese, indistinguibili tra di loro in una fotografia, eppure tu lì, tu sì, tu no. Ecco, questa è una cosa su cui non bisogna ricadere, e quello è stato possibile soltanto in uno Stato non democratico, ed è per questo che per me i conti col fascismo sono stati già fatti. Poi i conti con la destra, con la cultura, con tutto ciò che ci resta ancora oggi del fascismo e su cui personalmente possiamo parlare di architettura e di tante altre cose, mi fa anche essere contento di essere italiano. Possiamo fare tranquillamente. Se si fosse fatto tutto questo, un libero dibattito, che non è stato possibile fare negli anni tra il 40 e il 50, perché c'era tanta gente che doveva far finta di non essere stata mai fascista e soprattutto tanta gente che è stata cooptata nello Stato democratico e essa stessa non voleva parlare. Se tutto questo fosse stato fatto, oggi noi saremmo tranquillamente a parlare di destra e di sinistra come avviene in altri paesi. Poi ci sono i problemi del sovranismo, di quella che secondo me è del tutto sballato chiamare invasione, di cosa si fa rispetto all'immigrazione, rispetto all'Europa, ma questo è il dibattito che c'è in tutti i paesi, in tutti i paesi. Quelli, se mi posso permettere in questi termini, che hanno vinto la guerra, la seconda guerra mondiale, e quelli che l'hanno persa. Il passato è il passato, le idee si confrontano, sono contento di essere qui a confrontare le mie con le vostre. Quindi in questo senso... Sì. Faccio Carlotta una breve anch'io risposta introduzione anzitutto all'atere di questo ci tenevo a sottolineare anche la posizione che ha tenuto il direttore quando ci fu la vicenda dei Marò, perché me l'ha chiesto mio padre personalmente di ringraziarla per il sostegno a quella causa quando comunque sia era sempre una causa scomoda da sostenere. Mio padre ci ha tenuto tanto a questa vicenda e mi ha chiesto di ringraziare pubblicamente. Tornando, e la ringraziamo ovviamente, perché a un certo punto sembrava che c'era solo Casa Pound su quel fronte a difendere i nostri soldati. Tornando a quanto ho affrontato fin qui, considerandoci in un paese che quella guerra forse l'ha pareggiata, non lo so, perché qui sembra che nessuno voglia mai assumersi la responsabilità di averla persa quella guerra, è chiaro che Casa Pound, come è stato ampiamente riportato dalla cronaca giornalistica, guarda a quel passato per portare delle idee, magari soprattutto per quanto riguarda il piano sociale, per quanto riguarda l'economia, per portarle nell'Italia di oggi e proporle agli elettori affinché le possano valutare per sostenere magari Casa Pound e portarla in Parlamento, nei consigli municipali, nei consigli comunali. Per quanto riguarda il giudizio storico su quello che è avvenuto, mi permetto solamente di sottolineare che quando l'Italia, portò a compimento le leggi razziali, semplicemente si mise sullo stesso piano di un mondo che già aveva in ogni sua parte in qualche maniera una discriminazione, perché negli Stati Uniti c'era la segregazione razziale, che è finita negli anni 60, perché gli inglesi mandavano gli omosessuali nei manicomi nei tempi in cui qui c'era il fascismo, perché gli australiani toglievano i figli alle coppie miste, li mettevano dentro gli orfanotrofi in Australia, perché i sovietici fucilavano i contadini o facevano anche loro discriminazione. Cioè, quindi era un mondo dove, ahimè, il fascismo si mise poi allo stesso piano, se vogliamo, di quanto si vedeva intorno. E per quanto noi abbiamo condannato fermamente e fortemente le leggi razziali, parlando di errore sostanzialmente anche di orrore, ma di errore anche dottrinario dello stesso fascismo, che voleva tenere in piedi
tutti i corpi della nazione, tutto l'apparato dello Stato, e la comunità ebraica italiana faceva parte e tanto dello Stato italiano e quanto anche della rivoluzione fascista, perché ragazzi ebrei sono morti in camicia nera per fare la marcia su Roma, e perché il fascismo ha espresso anche un ministro dell'economia, Guido Young, di religione ebraica. E separare a un certo punto, dopo un percorso fatto insieme, la comunità ebraica dallo Stato italiano fu un errore proprio dottrinario, di una dottrina che diceva tutti uniti possiamo tenere in piedi la nazione. Questo noi lo abbiamo fatto, però ecco, non vorrei indicare il fascismo come unico male del mondo, come unica idea che ha portato la bruttezza della discriminazione razziale, perché si è visto in tutto il pianeta, perché di errori e di orrori ne hanno fatti tutti. E oggi noi... Mi perdoni Stefano, noi dei nostri dobbiamo parlare. Certo. Cioè, se noi diciamo, siamo d'accordo che il fascismo, ci sono tanti stati che hanno conosciuto la democrazia solo in tempi recenti. Non è che la democrazia era la scelta migliore e soltanto dei fessi non la facevano in giro per il mondo. I grandi paesi democratici erano anche i grandi paesi colonialisti e quindi gli imperialisti del loro tempo, e possiamo aggiungere tante cose. La storia ha questo di bello, che uno la può studiare eccetera eccetera, poi ognuno ha la carta, può dire questa cosa mi è piaciuta, questa no. L'importante è dire quella cosa è stata una cosa criminale, è stata una cosa sbagliata. Noi abbiamo i nostri, tutte le volte che si parla di questa cosa si dice però i comunisti, ma certo, ma se noi fossimo in Russia diremmo faceva schifo lo stalinismo, faceva schifo il comunismo. Il comunismo e ogni totalitarismo non è più spendibile, poi la storia la studiamo e ci capiamo, però io capisco, ripeto, in un paese c'è anche memoria, ricordo, fedeltà a impegni dei nostri antenati, dei nostri genitori. Io posso capire che ci sia tutte queste cose, però razionalmente, come quando, permettetemi un paragone semiserio così, come quando la nostra squadra perde e gioca male, poi ci sono i faziosi che dicono abbiamo giocato benissimo, non meritavamo di perdere, però magari hai perso 10-0, hai giocato malissimo ed è giusto dirlo. Così anche lo studio della storia, basicamente, è questo. Sappiamo benissimo che, primo, non è stato certo l'Italia, e parliamo di Italia, non di regimi, il paese che ha importato in Europa il razzismo e l'antisemitismo. Semmai è stata la Francia, uno dei paesi che poi hanno vinto, hanno vinto a loro modo, cioè sono stati riportati sul palcoscenico dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Non è stato certo l'Italia il paese che ha colonizzato l'Africa nera, siamo arrivati semmai buoni ultimi, ed possiamo aggiungere tante cose, ma noi siamo italiani, noi dobbiamo parlare di come l'Italia deve, no, è ricresciuta e deve ricrescere, come, quali sono stati gli errori in democrazia eccetera, ma se ne parliamo tra chi appunto ha ricette, crede di avere ricette, combatte una battaglia democratica, ripudia la violenza, ripudia oggi, a me non me ne importa niente del fatto di dire, è chiaro che gli Stati Uniti hanno vissuto il regime della discriminazione razziale fino agli anni 60, è chiaro che fino a pochi decenni fa il Sudafrica era l'emblema dell'apartheid, e lo sappiamo benissimo, nessuno può fare grandi lezioni, purtroppo però la storia, le lezioni... le porta sempre con un peso enorme. Qui non abbiamo ancora citato l'alleanza col nazismo, non la citiamo, però quello che io dico, se una forza politica porta in democrazia, nella sua battaglia democratica per ottenere i suoi risultati, a cominciare dalle elezioni del 5 novembre a Ostia, che per voi sono un passaggio, se porta un patrimonio di idee che stanno in democrazia, che stanno tutte in democrazia, che stanno tutte in non violenza, che stanno tutti nei principi sacri del no al razzismo, li si ascolta con pari dignità e con rispetto. Questo è il recinto, l'unico possibile, quello che permette di dire ha ragione o ha torto, quello che permette di dire a me che i coglioni sono quelli che dicono che non si discute. Si discute, basta.
visto che abbiamo parlato, abbiamo toccato il tema del, del fascismo, riguardo la legge Fiano, a questo punto lei che cosa... Io lo, sono stato forse il primissimo a dirlo. Proprio per le cose che ho detto, noi non abbiamo fatto i conti critici col fascismo. Non si può quindi trattare questa materia col proibizionismo secco. Non la si tratta, perché cosa si fa? Si incentiva il culto della memoria maledetta. La destra italiana ne ha, ci ha vissuto molto, ma soprattutto perché da subito c'è stata la proibizione della ricostituzione del partito fascista in costanza di milioni di persone che erano state fasciste. Quindi si è creata una proibizione dall'oggi al domani, con motivazioni non di poco conto, tutto quello che era successo. Però per persone che in buona fede, che con vantaggio, senza vantaggi, avevano fatto la loro militanza, c'è stata la proibizione. Quella proibizione fatta in quei termini, senza un dibattito culturale forte su cosa era stata l'Italia, l'Italia nel ventennio, su cosa era, ha portato infatti a quel culto, mi permettete, la diciamo in catacombale, ci capiamo in che termini lo dico, no? Catacombale, che non ha aiutato a crescere, no? Quella che era la cultura della destra che non aveva voltato le spalle. E oggi, facciamo il salto se no la faccio lunga, non ha senso creare delle leggi che sono solo punizione pura e senza comprensione. Vogliamo dire, cioè, se quello che ho detto prima vale, non mi importa niente. Se io vedo un bellissimo palazzo, l'ho visto, ne ho fotografato uno a Trento, che era, dove era stata scalpellata la firma di Mussolini, non ha senso. Quella è la storia italiana. È la storia italiana. Che è fatta dei... Cioè, io voglio poter vedere le lapidi a Marzabotto, oggi è l'anniversario, voglio poter vedere le fosse ardeatine, voglio poter vedere le isole pontine in cui venivano messi al confino gli avversari politici, voglio vedere, perché quella è la storia d'Italia, e giù le mani dall'obelisco, proprio perché quella è la storia italiana, non è abbattendo un obelisco che cambia la storia italiana, perché gli obelischi, quelli egizi bellissimi, no? Portati dai conquistatori italiani, quelli non erano dei gran democratici. Allora, negli uni negli altri, non ha senso, la storia non la si ricolora, non gli si mettono le... Non è come, scusa, perdonatemi, le foglie di fico che si mettono per le pudenda nello Stato Vaticano, che si mettevano alle statue nello Stato Vaticano. La storia non ha foglie di fico, e perché capire, studiare, vuol dire tutto. Quindi la legge Fiano, per farla breve, è una legge che dal mio punto di vista ha moltissime controindicazioni e pochissimi vantaggi, anche perché appunto sul web, sul web io ve lo dico subito, ci sono delle cose ripugnanti. Ho testimoniato anche sempre sul web, su Facebook, la presenza di gruppi chiusi in cui si rispondeva a Fiano nel modo più devastante, ripugnante, vergognoso, dicendo peccato che il padre non l'abbiano messo nei forni. Allora, così si alimenta la necessità di fare le leggi che proibiscono. Se si riesce a isolare, a cancellare, a mettere ai margini quei tipi di persone, quei tipi di pseudo idee, tutto sarà più facile. Per me le leggi che ci sono già sufficienti, anche perché, come abbiamo visto, sono state a fisarmonica disattese o osservate. È impossibile. Se io dovessi fare, voglio dirvi una cosa perché sia molto chiaro. Mia madre, che era nata nel 1930 ed era ebrea, passò gli ultimi 3 anni della guerra nascosta in un fienile, in campagna, in collina, nascosta in un fienile. Quindi non è che parlo di cose che non so, però si studia la storia, non ci si nasconde niente, non si proibisce niente. È l'arma della superiorità della cultura democratica.
sulla legge Fiano noi abbiamo espresso ovviamente un parere così, contrario nella sua visione un po', non voglio dire liberticida, ma abbiamo sempre pensato che fosse più uno strumento per distrarre in questa fase politica dalle colpe del governo, da tante cose non fatte, per cui in fine legislatura si agita questa vicenda della legge Fiano, però ha dato modo di riaprire un discorso che del tuo hai affrontato anche te sulle foglie di figo della storia, perché poi ha tirato fuori delle vicende che per esempio dalla storia non sono mai state trattate o trattate in maniera trasversale o in un circolo culturale di nicchia, che sono anche quelle che sono state le stragi perpetrate da alcuni partigiani, non ovviamente da tutto il movimento, orrori anche lì messi in campo e taciuti e nascosti fino ad oggi, e che più erano nascosti e più quando sono usciti hanno fatto fortunatamente rumore. Adesso io quello che vorrei dire è che alla luce di questo, e anche alla luce forse della legge Fiano, sarebbe proprio il caso di ripensare a una fine di questa guerra civile che ci ha trascinato ormai in una spirale che è durata fino al 2017. Il fatto che Casapound voglia in qualche maniera richiamarsi al fascismo, pur giudicandolo oggi, con gli occhi di oggi, è proprio l'intento di cercare con di gli occhi di oggi, giudicandolo come? No, giudicandolo sulle cose ben fatte, ottimamente, e sugli errori, giudicandoli come errori gravi. Questo senza ombra di dubbio. Ma noi vorremmo che la guerra civile finisse, perché nel nostro programma, e paradossalmente credo che non ci sia in nessun altro programma di partito, ci sono dei punti di difesa della Costituzione italiana che difficilmente potrai trovare all'interno del programma del Partito Democratico, della sinistra italiana, dove noi andiamo a riconoscere all'interno della Costituzione italiana una difesa della sovranità di questa nazione che è fondamentale e che rischia di essere smantellata. Però purtroppo la Costituzione viene agitata solo quando si dice Casapound non deve parlare, perché loro sono quelli che vogliono ricostituire il partito. Noi non vogliamo ricostituire nessun disciolto partito fascista, ma siamo in quel filone storico, ma vogliamo che la guerra civile finisca e vogliamo avere la possibilità di parlare come tutti, di essere ascoltati come tutti gli altri movimenti politici, di chiedere il voto degli elettori e di poter portare avanti le nostre proposte. Cioè noi vorremmo veramente chiuderla con la guerra civile. Il fatto che esista Casapound secondo me si dà l'opportunità a questa nazione di chiudere definitivamente il discorso della guerra civile e forse di ritrovare quell'unità che serve. Guardi, di Stefano. Lei lo sa, tanto per intenderci, che alla destra di Salvini e di Fratelli d'Italia non c'è solo Casapound. Anche voi avete un problema grosso come una casa pound e lo sapete. Ci sono degli altri gruppi, delle altre forze che ancora utilizzano metodi che abbiamo visto nelle periferie, nei comuni attorno a Roma. Ci sono delle situazioni che riportano indietro le lancette. I problemi esistono. Poi esiste anche qualcos'altro. Ripeto, ho già detto con molta chiarezza che è del tutto insensato, non lo fa nessuno storico degno di questo nome, impacchettare tutto il periodo tra il 22 e il 43 più l'appendice di Salò e buttarlo a rogo come tutto sbagliato. Però è una questione di sistema e richiamarsi al fascismo di richiamarsi a un movimento che poi si è fatto regime e che come elementi principali appena ha potuto esercitare compiutamente il potere ha abolito gli altri partiti, gradualmente svuotato le elezioni, controllato completamente il sistema dell'informazione e della propaganda, dicono Renzi, ma Renzi, se qui noi diciamo se noi qui parliamo, no, scusate ragazzi, andiamo, non scherziamo, non para, cioè tutti, chiunque abbia governato questo paese ha tentato di avere dalla sua il più possibile gli strumenti di informazione insomma, se compriamo il Fatto Quotidiano Renzi tutte le mattine ha uno sbocco di bile, se cioè non paragoniamo situazioni che non esistono, ragazzi, non paragoniamo, cioè
stiamo parlando del controllo totale degli strumenti di dai, forza. No, ma no, scusi signora, non diciamo cazzate, per favore, per favore. No, se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. Se vogliamo paragonare cose che non c'entrano niente, le pere con le mele, non scherziamo. Le ripeto ancora una volta che in ogni paese c'è il tentativo di avere più dalla propria parte che contro i mezzi di informazione. Se non si dice che in questo paese comunque c'è la libertà di dire Renzi è bravo o Renzi è un coglione, non ci viviamo in paesi diversi. Allora, siccome abbiamo ben presente, e fra l'altro lavoro in una rete che non è stata certo tenera nei confronti di Renzi neanche quando era al governo, no? E personalmente ho intervistato, vado a vedere le registrazioni. Ecco, io, mi sfuggono le interviste a Mussolini di questo tipo, tanto per intendere, tanto per usare una butade. Però allora vediamo di intenderci chiaramente. Tutte queste cose ci sono state e sono state purtroppo elementi costitutivi per poter poi far marciare l'Italia su una serie di obiettivi. Poi, certo, un totalitarismo, oppure uno Stato dittatoriale, una dittatura ha maggiore forza nello scegliere la sua strada, nel fare le opere pubbliche, nel fare le scelte di politica internazionale. Non c'è il dissenso, non c'è il confronto. C'è un'opinione pubblica che quindi non sente altre campane, quindi c'è un consenso sociale forte. Tutte queste cose però si basano sul fatto che appunto non c'era la democrazia. Allora io, già che siamo qui a confrontarci, le chiedo, cosa sono le idee fasciste in democrazia? Come si coniugano due cose, no? Il principio di comando e tutte queste cose con la democrazia? Trovare la possibilità di fare quanto fatto, cioè di trovare quel tipo di unione, di porre... di ottenere consensualmente quello che fu ottenuto, esatto, con la forza? Di porre quella visione di unità, anche nella diversità di vedute, di unità della nazione che può instradarsi per tornare ad essere una nazione che fa qualcosa, perché poi alla fine la grande differenza che ha detto anche lei è proprio che il fascismo ha fatto, perché per tutta una serie di motivi, ma il fascismo è riuscito a mettere attorno il popolo in un'unica direzione. Si può fare anche in democrazia? Sì, secondo me si può fare. Noi siamo qui perché crediamo che quello spirito possa essere replicato senza la necessità di avere uno Stato totalitario. Cioè il fascismo è stato uno Stato totalitario, ma non nasce come dottrina esclusivamente totalitaria, si evolve, modifica il suo assetto. Nella Repubblica Sociale erano prevista l'esistenza dei partiti, si era capito l'errore di tenere tutto quanto ingabbiato all'interno di... Però, cioè, trovare quello spirito di unità nella nazione, di uno scopo comune, un obiettivo comune, un destino comune per tutti quelli che abitano e che hanno vissuto questa terra da millenni, secondo me si può fare tranquillamente anche in una democrazia, e noi siamo qui per questo. Detto questo, insomma, speriamo di tralasciare il discorso storico, perché certo, è sempre ostico. Il fascismo è stato un regime 70 anni fa, noi oggi siamo tutti ragazzi di 35-40 anni, siamo nati negli anni 70, guardiamo a quanto è stato fatto dal punto di vista... Vedo anche qualche capello più bianco. Sì, però... c'è anche qualche capello. Però ecco... Forse sono degli albini. La dirigenza di questo movimento è molto giovane, noi vorremmo semplicemente tornare ad avere una nazione, che è quello che abbiamo perso irrimediabilmente, cioè secondo noi. Vorremmo tornare ad avere la nostra sovranità, vorremmo tornare ad avere uno Stato sociale, vorremmo qualcuno che iniziasse a parlare di alzare i salari, di fare delle politiche economiche. Invece qui si continua a parlare purtroppo spesso della politica come fosse appunto una specie di show, no? In cui gli argomenti sono stati persi, mentre noi vorremmo riportare al centro della politica proprio delle tematiche importanti. Detto questo, però... Ma guarda che la destra sociale, per chi l'ha studiata da fuori, è comunque un fenomeno che merita rispetto. A noi questa, cioè la parola destra ci sta, sì, così, scusate, no. Ci sta così stretta che non riusciamo quasi mai neanche... Vabbè, però neanche ci siamo capiti, sì, no? Sì. Ci siamo capiti. Sorte vuole che quando lavorate non è che vi si trovano a fianco quelli di sinistra, no? E quindi, insomma, è per darvi una collocazione. Poi sa, quando uno alza lo sguardo, vede giusto, come è legittimo, vede Julius Evola, vede il faccione della buonanima e vede tutte le altre cose. C'è pure Jacques Roy qua. Io vedo quello che vedo, ragazzi, però ci siamo capiti. Toro seduto, sì, vabbè, insomma, per dire. La scuola di... ecco. Vabbè ragazzi, Bombacci ha fatto da territorio, però la questione è questa: se non volete farvi chiamare destra, ditelo.
ditelo. Noi non siamo di destra. È una cosa chiarificatrice. Se volete dire, noi vogliamo, siamo un gruppo di azione sociale a difesa dei più deboli, che vogliono che gli italiani, cioè tutte queste cose. Chiarezza, chiarezza. E Di Stefano, lei sa benissimo che perché lo dico. E tutte le volte le battaglie non violente. Tutte le forze politiche delle opposizioni, più opposizioni, e una serie di singole vicende portano sempre anche voi sul piano di dire la violenza, eccetera. Più ci si allontana in radice, chiedo scusa, io, questo è proprio un consiglio da zio che non ha senso, però in radice, tutte le volte che in radice si dice tutto ma non la violenza, tutto questo non allontana da destra o da sinistra, allontana da quella cosa per cui molta gente è diffidente rispetto a radicali posizioni, a posizioni radicali. Poi la simbologia è la simbologia. Personalmente ho visto tanta gente con la falce e il martello, che poi era veramente l'acqua di rose, non sapendo che altrove, non in Italia, ma altrove la falce e il martello è stato qualcosa che ha portato a guerre, sopraffazioni, epurazioni, stermini e tutte queste. Adesso non voglio fare come faceva Berlusconi quando parlava del libro nero del comunismo, no? Che diceva. Però chi ha studiato la storia sa che i totalitarismi sempre lì vanno a cadere sulla violenza, anche le democrazie purtroppo, cioè a stelle strisce di tante cose. Allora sono o ci dobbiamo mettere d'accordo, o la democrazia sì e allora come unico teatro, o la democrazia è uguale al totalitarismo. No, la democrazia è quella cosa per cui Di Stefano e Mentana possono parlare. In Russia non poteva succedere, nell'Unione Sovietica, nell'Italia fascista non poteva succedere. Ma anche la democrazia conviene che sia così. Anche la democrazia può produrre orrori, può produrre genocidi. Tutto ha prodotto imperialismo, colonialismo, guerre, tutto ha prodotto tutto, ma non tutto è uguale a tutto. Dobbiamo intenderci. Cioè i totalitarismi sono qualcosa che noi respingiamo, io perlomeno. Il totalitarismo non esiste. Totalitarismo, il migliore totalitarismo è peggiore della peggiore delle democrazie. Storicamente, sempre, comunque, ma non perché ci siano paesi buoni o paesi cattivi, popoli buoni o popoli cattivi. Laddove non c'è la libertà di espressione, laddove non c'è la libertà di dissenso, laddove non c'è la libertà di critica, crolla tutto, diventa impero. Posso a questo proposito farle una domanda? Allora, c'è molta attenzione comunque su Casa Pound, no? I media ci invitano non in trasmissione, ma vengono qui per farci video, per farci delle interviste, insomma, non in studio, non danno mai il diritto di replica, diciamo, mi pare che Di Stefano è venuto a Omnibus, no? No, beh, insomma, non c'è proprio questo spazio. Io le chiedo, secondo lei, come mai? No, è vero che insomma spesso nelle trasmissioni non viene invitato il movimento. Io chiedo a lei, secondo lei, come mai non si dà però spesso, a parte lei che l'ha fatto magari a Omnibus o qualche altro caso raro, come mai non si dà modo a questo movimento, visto che siamo in un paese democratico, di poter venire in televisione a dire la propria? Cioè, qual è un problema, secondo lei, nostro di atteggiamento, o magari può essere proprio Casa Pound che si pone in maniera scomoda e quindi potrebbe magari andare in televisione e dire delle cose che sono giuste, piacere alle persone e magari diventare un movimento che viene guardato con altri occhi? Vorrei farla paradossale. Quando giro l'Italia, magari arriva uno, un esponente di un'autonomia locale, di un comitato organizzatore, che dice: noi facciamo questa sagra bellissima, ma perché in televisione non la mostrate mai? Allora io vi dico una cosa, che apparire in televisione non è la cosa più importante. Non è la cosa più importante, perché c'è un partito importante, la Lega, che è diventato importante proprio perché veniva ostracizzato nella televisione che era la RAI. La Lega non è mai apparsa fino al 1991. Quando è apparsa è perché bisognava parlarne, perché aveva preso il 15% in Lombardia alle elezioni regionali. Allora si parla, sapete che c'è un pregiudizio che in parte non vi meritate e in parte avete contribuito a creare, le cinghie, le cose, cioè tutte queste cose. Se io sono qui,
se io sono qui è perché non c'è, perché ho questo pregiudizio, abbiamo fatto tutti un po' di strada, uno verso qua, uno verso là, e tende a essere superato, e però poi entra un altro meccanismo. Quanto siete rappresentativi? Perché Gaia Tortora, che fa Omnibus, vi dirà che ogni giorno ci sono addetti stampa, cosa, dico, ma perché non ci va gente che magari al 2, 3, 4% in Parlamento? Ma la questione è un'altra, che purtroppo il sistema politico tende alla semplificazione. Se voi siete rappresentativi, allora lì misurerete chi è libero e chi no. Chi non vi invita non è libero, chi vi invita è libero. Se, come io penso, spero, temo che sono altri discorsi, io faccio giornalista, voi fate un risultato congruo rispetto alle vostre aspettative il 5 novembre a Ostia, non c'è nessuno che potrà parlare di voi nei termini un po' datati con cui si è parlato di Casa Pound fino a un passato recente. Che siete gente che è scesa in campo in libere elezioni e ha ottenuto un risultato. Bisogna parlarne, non per dire i labari e cose di questo genere, bisogna parlarne perché dici qual è la ricetta, che cosa fanno, hanno preso quanto quest'altro partito che quindi sono una forza presente sul territorio. È da lì che nasce, è una lunga strada, però mi permetta, siccome ho visto, adesso faccio un paragone che vi farà arrabbiare, siccome ho visto persone, singoli politici o gruppi che venivano da esperienze di violenza, addirittura alcuni di lotta armata, e hanno fatto una strada attraverso le istituzioni e sono diventate rispettate, sono entrate in Parlamento e cose di questo genere. Quell'antico, no, quel detto un po' per forza, è cattolico, non mi dire da dove vieni, no? Dimmi dove vai. A un certo punto in democrazia questo è quello che conta. E con chi sei, quanti suffragi hai avuto sulla parte buona, spendibile per tutti, intendo dire, buono o cattiva, non spetta a me dirlo, del tuo programma. Se voi su una politica sociale prendete la fiducia di una parte dell'elettorato, soltanto chi è, faccio il paradosso, fascista non vi può invitare. Chi è democratico vi scrutina, vi interpella, vi intervista anche molto criticamente, ma per quello che valete, come si fa per tutti, come è giusto che si faccia per tutti. E non è che dovete fare fiuggi, tanto per intenderci, e non spetta a me dire cosa dovete fare e come dovete fare, ma una forza politica che fa solo politica, democraticamente, in modo non violento, e ottiene risultati soltanto chi non crede davvero alla democrazia, poi non la invita, non la fa partecipare a confronti. Se io stesso, che non sono un soggetto politico, vengo a confrontarmi, come volete che io sia contrario al fatto che voi vi confrontiate con altri liberamente? Se sarete rappresentativi, saremo i primi a creare, cioè se Di Stefano contro scelga chi le piace. Bene, allora dal 6 novembre potremo misurare la democrazia, perché noi il risultato a Ostia lo facciamo, e lo facciamo sicuramente strepitoso, quindi vedremo. L'ho evocata io la cosa. Sì, ricordo la puntata di Omnibus, che fu assolutamente interessante e fondamentale per me, perché un anno e mezzo fa è avvenuta e io l'ho spacchettata e me la sto portando sui social avanti praticamente da un anno e mezzo. È l'unica parte in cui riesco a farmi vedere, diciamo, dietro con le sigle da televisione. Io sono venuto con dietro queste cose. È importante. Come vedete sono ancora meno no, attento alle forme. No, però anche, ecco, questo è un discorso che va chiarito e lo domanderemo, perché questo è un ciclo di conferenza che inizia col direttore, ma poi sapete andrà avanti con Formigli, verrà Porro, verranno tutti quanti. È un po' una domanda che facciamo a tutti per capire, anche per forse anche per testare a che punto siamo rispetto a quel passaggio che diceva, che è fondamentale secondo me per riuscire poi, perché quando parliamo con la signora per strada, ahimè, cioè Casa Pound rientra solo in una specie di sottofondo, di brusio, di orrore, di violenza, di cose brutte e cattive che sono anche successe tanto tempo fa, ma che stiamo cercando ovviamente di... Scusate, no? Io sono qui per questo, perché è un bene per tutti, esatto, è un bene per tutti. Cioè c'è gente che è felice se Casa Pound entra nella cronaca nera, certo. Non scegliamo questo colore, entra nella cronaca, ma... Io sono felice quando nessun movimento politico, realmente politico, entra, perché vuol dire che la violenza non c'è. Ripeto, ho avuto 20 anni nel 75, lì iniziavano
iniziava la violenza vera, la violenza con le pistole, la violenza che si è fatta lotta armata. Io la violenza non la voglio vedere, non la voglio vedere, ma non è che io non sono un questore, non sono il capo della polizia, sono un libero cittadino, sono un osservatore. Più i movimenti fanno battaglie sociali forti e ripudiano la violenza e isolano i violenti, perché voi, ripeto, non ci nascondiamo, avete questo problema, avete dei compagni di strada, non voi non li potete chiamare compagni, avete dei camerati di strada che praticano il doppio binario, che si rifiutano di dire che ci sono stati i campi di sterminio e tutte queste cose. Allora, più voi vi differenziate, che può essere doloroso perché ve la fanno magari pagare, più state nel campo del libero confronto democratico, più sarete sotto l'attenzione sempre più priva di preconcetti da parte dei liberi osservatori. Anche perché poi chi ha i voti e fa... Scusate, è successo, sono diversissimi, è successo ai 5 Stelle però. Si è dimostrato che si può, in un sistema politico che sta cambiando di pelle, si può fare tutto, se si hanno delle idee che vanno nel senso dell'interesse di chi deve votare. Però come punto di partenza io dico sempre, se Casapound avesse avuto Pippo Baudo a leader massimo, probabilmente sarebbe partita da un 10%. Dall'altra parte c'è un Grillo che sta in televisione dagli anni 80 e quindi già è personaggio, sì, di ma vuoi mettere Casabaudo come era meno... Casabaudo. Com'era meno affascinante. Appunto. E poi appunto c'è sempre... l'omonimo che diceva... Comunque ecco, siamo incoraggiati dalle sue considerazioni. Se uno rinuncia a lottare, o è debole lui o sono deboli le sue idee, no? E quindi... Una telefonata al Pippo Baudo. Dubito. Secondo me, cioè voglio dire, secondo me questa è una fase della storia in cui contano più le idee, anche perché abbiamo visto dei forti personaggi naufragare. Io credo che ci sia un ritorno invece della voglia della politica, se ci sono i confronti. Se ci sono i confronti tra quella che una volta si chiamava la destra e quella che una volta si chiamava la sinistra. Se si superano degli steccati e si dice e si sfida a dire voi dite di noi perché è utile che esista, no, il vecchio recinto e che ci sia la criminalizzazione perché prima di noi si era violenti o noi da piccoli si era violenti. Se la sfida avviene, lo ripeto, sul campo democratico e delle idee, è un bene per tutti e non deve avere personalizzazione. Poi per carità, siccome poi quando ci sono le elezioni uno deve votare delle facce, bisogna che le facce ci siano. Ma dove sono più importanti le facce delle persone, in genere magari si può avere un successo immediato. Poi però alla lunga, come si è visto, la gente non mangia facce. Allora, rimanendo invece nel tema dell'informazione, la lotta che si fa alle fake news, secondo lei in realtà non nascondono il fatto che si vuole in qualche modo indirizzare l'informazione a senso unico? Bisogna vedere. È chiaro, io cito sempre la fake news più importante dell'ultimo di questo secolo, dal 2000 a oggi. 2003, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le prove portate dal segretario di Stato americano Colin Powell della presenza delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che sono state il prologo della guerra. Quella era una fake news. Allora, come si vede, ci sono fake news di ogni ordine e grado. Quella fake news è stata, nonostante avesse autori raffinati evidentemente e potenti, è stata smascherata. Allora, le fake news sono semplicemente fake news. Se uno dice no, tu vuoi far passare per fake news una cosa che non lo è. No, così però sdogani tutto. C'è la gente che dice che i vaccini fanno schifo, la gente che dice che l'uomo non è andato sulla Luna, la gente che dice che l'11 settembre sono fatti da soli gli americani. Allora, si può credere a una Disneyland controfattuale, però poi bisogna essere persone serie. Se uno può andare dietro a tutte le bubole, no? Le scie chimiche, i rettiliani, la terra piatta, per carità, gloria per tutti! Però poi non si fa strada. Le fake news ci sono. Le fake news sono quelle che dicono subito dopo il terremoto la magnitudo era 6,2 ma l'hanno abbassata a 5,9 perché sennò scattava la legge che faceva rimborsare le popolazioni da parte del governo, eccetera, eccetera. Ed era una fesseria, no? Però poche ore dopo il terremoto dell'agosto dell'anno scorso già girava questa cosa.
sono fake news pericolose. Cioè la lotta per la verità non ha bisogno delle fake news. La lotta per la lotta delle opposizioni, che è la cosa che vi interessa di più, non ha bisogno della delegittimazione velenosa attraverso le stupidaggini, attraverso le cose... quando vi ricordate, siete a Roma, quando si diceva che c'era una società in comune per della moglie del sindaco, che poi era Barbara Falombelli, insieme a Maria De Filippi, per fare che cosa avevano le strisce blu, per le strisce blu, no, ecco quelle cose, oppure che Craxi si era aveva fatto smontare la fontana di Piazza Castello a Milano per portarla a Mamette. Non c'è bisogno di queste cose. O chi governa una città o il paese agisce bene, fa delle belle cose. Se no, se uno fa l'opposizione degnamente, se uno fa l'opposizione con le sue proposte e smascherando quello che davvero di male fa chi governa, le fake news, il veleno, l'avvelenamento dei pozzi non serve a niente. L'avvelenamento dei pozzi è la scorciatoia dei malintenzionati e degli stupidi per arrivare a delegittimare l'avversario. C'è già stato troppo sputtanamento reciproco in questo paese. Io vi invito a stare lontani da queste cose, da queste teorie esotico, alternative, controfattuali. Non servono a niente. Uno può discutere l'obbligo vaccinale nel senso di imposizione, ma siccome qualcuno tra noi è meno giovane si ricorda cosa c'era prima delle vaccinazioni obbligatorie, allora cerchiamo di essere seri. Quelli che dicono Novax, cose di questo genere, vanno dietro a un mondo che non esiste e che porta soltanto, come le cure alternative alle brutte malattie. Uno va, poi cosa succede? Succede che si fanno delle gran vittime, come su tanti altri terreni. Certo, questo non vuol dire che tutto quello, come si dice, c'era un libro che diceva tutto quello che ci dicono è falso. Non è che tutto quello che ci dicono è vero, però siamo in democrazia, siamo in una società abbastanza aperta. Tutti abbiamo la possibilità di fare delle verifiche. Attenzione a quelle posizioni che sono totalmente negazioniste di tutto quello che succede, di tutto quello che è fatto. A me piace quando si dice quel ministro ha fatto delle fesserie enormi, ma quell'altro ministro ha fatto finalmente qualcosa di buono, perché si capisce che non c'è quella cosa di contrapposizione per cui o è tutto nero o è tutto rosso o è tutto bianco, e il giudizio è sempre comunque a prescindere, e tu lo puoi già scrivere prima, non hai neanche bisogno di invitare gli ospiti perché sai già cosa ti dicono. Ecco, se un movimento di opposizione ha capacità critica, sue posizioni e anche la capacità rispetto alle fake news di saper separare, una volta si diceva il grano dall'olio, no? Di saper separare le bufale dalle cose che sono controverse, anche quello è un passo avanti importante. Ma quello sicuramente noi siamo in grado di farlo, ovviamente non Casapound non ha mai, non si è mai appoggiato sulle fake news per fare politica. Il discorso è diverso quando ti trovi di fronte magari all'elezione di un Trump e poi scopri dopo l'elezione di un Trump che Trump ha vinto grazie alle fake news. Allora non entriamo più nel campo dei rettiliani che non possono sicuramente aver influenzato la vittoria di Donald Trump, ma ti trovi in un campo in cui uno schieramento mediatico, che nel caso dell'elezione di Trump è stato totale a favore della Clinton, inizia dopo la vittoria di Trump a dire no, Trump ha vinto per le fake news, dobbiamo mettere un controllo perché quello che si dice in giro sul web, e poi tirando dentro rettiliani, terra piatta, poi alla fine iniziano a entrare anche magari quelle notizie che davano fastidio alla Clinton, per cui se la sua posizione non è quella di di perseguire, come ho sentito dire stamattina stessa a Laura Boldrini, di fare la guerra alle fake news e perseguirle totalmente, è già più leggera, ma se noi pensiamo di fermare un certo tipo di informazione solo perché non arriva da, i tre canali che stanno in mano al governo, i tre canali che stanno in mano a Berlusconi e l'altro che sta in mano a Cairo, non è possibile che tutto ciò che non arriva da questi tre canali non sia accreditato come informazione. Poi i rettiliani, la terra piatta, terra cava, la terra conca, caso per caso. Se uno dice che adesso c'è il sole... non è una teoria alternativa, è una cazzata, no? Ecco, allora bisogna intenderci. Se uno dice che gli 80 euro sono serviti per l'economia, uno discute, è vero o è falso? Ognuno porta i suoi dati, le sue proiezioni, i suoi studi, eccetera, eccetera. Cioè, se uno dice che
vabbè, ci siamo capiti, sì, quasi, sì. Inutile, la faccio lunga. Ci sono dei terreni che sono contendibili, di fatti, notizie, tendenze, studi, idee, opinioni, e dei fatti su cui non ci piove. Beh. Se uno mi dice non ci sono stati i campi di sterminio, non è una posizione diversa. Se uno mi dice il fascismo è stato il male assoluto, non ha mai fatto niente di buono, non è una posizione diversa. Sono delle cose che non esistono. Cioè, bisogna essere su questo, bisogna essere molto pragmatici. La gente poi le cose le vede in prima persona, le sa in prima persona. Nel buon senso popolare, andiamo sui vaccini, la gente, le mamme, le nonne, sanno benissimo cosa c'era prima. Poi uno può studiare, capire. Però se si comincia a dire, tu hai un'idea diversa, allora Big Pharma. No? Perché poi la cosa che ti dicono, allora sei al servizio delle multinazionali del farmaco. Prima di guardare cosa c'è dietro, guardiamo cosa c'è davanti. Così una forza laica da questo punto di vista, anche scientificamente laica, anche tecnicamente laica, non solo dal punto di vista religioso, così sa ragionare su tutto, prendendo posizione magari anche in maniera non scontata, perché ripeto, c'è stata una fase della storia in cui a tutte le forze di opposizione conveniva dire che c'era il sole, perché le forze di governo dicevano che era buio, e serviva comunque a fare massa, a fare lega. Adesso siamo in una fase, anche per la vostra iniziativa, in cui si scongelano le cose. Allora stiamo sui fatti, sulle ricette, sulle idee, sui rapporti sul territorio, su cosa si fa rispetto... adesso rivelo una cosa, mi sono arrabbiato con la povera vostra mia, perché aveva ideato questo incontro con... cosa c'era? L'immigrazione. Lui diceva sovranità, io risorse, no? Come a farmi fare la figura del... Ah, sì. Era immigrazione, diceva risorse. Sull'immigrazione uno può dire, legittimamente dire, addirittura chiudiamo tutto, ma non che c'è il piano Calergi, non che c'è l'invasione. L'invasione è un'altra cosa, appunto, la storia ce l'insegna cos'è l'invasione. Nella seconda guerra mondiale non c'erano i nazisti o gli anglo-americani con gli elmetti davanti al supermercato. No, l'invasione è un'altra cosa, l'invasione è un'altra cosa. Invade un paese, chi vuole stare in quel paese, dominarlo, controllarlo, tipo non chi vuole andare da qualche altra parte. Tipo le truppe d'occupazione marocchine portate dai francesi, ma che hanno fatto gli stupri etnici. Nelle guerre ci sono da tutte e due le parti queste cose. Nelle guerre tra gli eserciti non ci sono i buoni e i cattivi. Questo lo sappiamo, è inutile che facciamo. Questa cosa ci stiamo tutti. Tutte le persone per bene sanno le atrocità che svengono, i Gurkha, sappiamo bene, la guerra è la guerra. Cioè la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki è un orrore. Il bombardamento di Dresda è un orrore. Questo non toglie che la storia ha detto qual era la parte sbagliata. A Berlino, là nel bunker, quella era la parte sbagliata. Questo non lo cancella nessuno. Poi possiamo dire tutte le altre cose, e tutte le altre cose hanno un senso, però se si sta su questo, poi ci si capisce bene. Però, tutto. Per esempio, al di là della storia, va bene, la lasciamo a 80 anni fa, che ci sia un progetto effettivo di alcuni e non di tutti, che preveda questo tipo di immigrazione come la possibilità di cancellare sostanzialmente i popoli europei per sostituirli con un qualcosa di diverso, non è un'invenzione presa da chissà dove. Leggo qui due righe, l'unica cosa che mi sono portato, che sono del signor Scalfari, che è un personaggio che appunto è uno di quelli che scrive su dottrina della razza, hanno tutto fomentato, e poi stava... dico che ci sono stati milioni di... Il 25 aprile stava dentro una cantina e il 28 aprile stava già nella redazione di Repubblica, no, perché non c'era, però lui dice... L'immigrazione si profila come un fenomeno positivo, il meticciato, la tendenza alla nascita di un popolo unico che ha una ricchezza media, una cultura media e un sangue integrato. Questo lo dice Scalfari, prevedendo appunto una sorta di meticciato che vada a sostituire questi popoli e queste nazioni che ancora credono alla loro bellezza, alla loro particolarità di essere italiani, tedeschi, francesi, inglesi. Una delle ONG, la prima presa, fermata, che era quella dei ragazzotti tedeschi di buona alta borghesia, che si proponeva appunto di portare masse di africani in Europa per cancellare quella che era proprio l'identità del popolo tedesco, colpevole del peccato originale e tutto quanto. Cioè, questa è realtà, mo, al di là, senza scomodare Calergi, che era un burocrate dell'Unione Europea, però c'è ancora una medaglia che tutti gli anni viene assegnata, una volta a Papa Francesco, una volta a Tizio, una volta a Caio, su chi
si distingue appunto nel superamento della, dell'idea di nazione, di Stato e tutto quanto. Poi c'è il piano Calergi. Queste cose si costruiscono, ma poi è chiaro che se le trovi all'autogrill, cioè se all'autogrill puoi comprare il libro sul Bilderberg che domina il mondo, è chiaro che è una panzana, è come è una follia pensare che questo sia vero. Però nei fatti questa tendenza alla ricerca di usare l'immigrazione per cancellare l'identità europea è un dato reale, è un dato di fatto. E quindi che qualcuno come il signor Soros, che anche qui è sempre preso come a capro espiatorio di tutto, no? Ogni volta mettiamo Soros davanti a tutti e rischia di diventare una barzelletta anche questo, però è vero ed è fattivo che lui abbia delle società che le finanzi per indirizzare politicamente le nazioni, per perseguire la sua idea di open society. Che la Soros realtà. Faccia politica, non c'è alcun dubbio. È la realtà. Un conto è stare per la Clinton o per Trump, per i filo europei in Ucraina o per i filo russi in Ucraina. Un conto è un altro discorso, come viene imputato dagli ungheresi di fare Soros. Ma senza andare a Soros, Di Stefano, c'è una strada molto più semplice, senza evocare i fantasmi, senza evocare gli stupri, perché poi gli stupri li fanno gli italiani, li fanno gli stranieri. Noi lo sappiamo, quando uno va fuori in un altro paese è molto più facile che delinqua. Possiamo dire che anche un'altra cosa, che probabilmente il traffico della droga, la manovalanza, il traffico della droga è massicciamente in mano agli extracomunitari, che però sono i galoppini di qualcuno che non è extracomunitario, e la quasi totalità dei consumatori che quindi arricchiscono questo traffico sono italiani o europei, no? Ecco. Sono quelli tra noi, che sono tanti, che usano le droghe, se le vanno a comprare, e siccome non si comprano legalmente, favoriscono quella illegalità. A me piacerebbe che un movimento legalista, che non me ne frega niente se è di destra o di sinistra, facesse una battaglia durissima contro la questione della droga, contro il traffico della droga, contro quello che appunto sputtana tutto, dalla manovalanza, racket, criminalità organizzata, e compiacimenti e compiacenze all'interno dei piani altri della società. Quelle sono le battaglie di legalità che la gente per strada chiede, perché un rom ti dà fastidio e se ti ruba il portafoglio anche molto di più, ma se qualcuno vedi che riduce un ragazzo con gli occhi vuoti con una siringa in mano è qualcosa di peggio. Allora, noi sappiamo benissimo che per molto tempo, fino alla crisi, c'era tolleranza sull'immigrazione perché andavano a fare davvero, adesso è diventata una frase che non si usa più, i lavori che gli italiani non volevano fare. Perché io ci sono andato nelle concerie, nelle fabbriche, nelle acciaierie, dove si fanno dei lavori bestiali. E ci andiamo, tanto per intenderci, per fare qualcosa di più leggero, nelle pizzerie, dove a fare la pizza sono sempre egiziani. Allora, c'era. Con la crisi gli italiani sono tornati a fare quei lavori che dovevano gli italiani e c'è un problema serio sull'occupazione. Ma basta mettersi d'accordo su una cosa, poi la battaglia sarà un'altra sull'accoglienza, i principi cattolici, eccetera. In Italia entra sicuramente chi ha diritto di entrare secondo le convenzioni internazionali, cioè chi fugge da una guerra, chi ha diritto a essere richiedente asilo e poi si accetta il suo rango. Gli altri vanno respinti e riportati ai loro paesi. Questa che è addirittura adesso la linea del governo, e semmai se io fossi un gruppo di opposizione chiederei al governo perché non era la linea anche prima, no? Perché lei è giovane, quanti anni ha? 41. 41, lei non se lo ricorda, ma c'era, quando eravamo ragazzi, io e i meno giovani, c'era il gruppo dei Brutos, e c'era sempre quello che prendeva lo schiaffo, no? Allora, nel governo italiano c'è sempre Alfano, la colpa è di Alfano, no? Ma non può essere la colpa sempre di Alfano. Il governo ha per molto tempo, il governo italiano, probabilmente utilizzato la leva dell'accoglienza indiscriminata, provvisoria, indiscriminata, con le cose turpi come il CARA di Mineo e gli altri CARA, in cambio di un lasciapassare benevolo sugli squilibri economici da parte di un'Unione Europea che aveva una cattiva coscienza. Ma da quando appunto esiste una linea più chiara, più leggibile dei governi, cioè del governo italiano sulla spinta, tra l'altro, di quello francese nuovo soprattutto, cioè
chi ha diritto di avere lo status che viene garantito dalle convenzioni internazionali, e ci mancherebbe altro, arriva, e bisogna fare anche i piani in qualche modo per permettergli di vivere non soltanto come una larva. Chi, gli altri bisogna rimandarli, riportarli a casa. Magari troviamo il modo sociale, forte, perché diplomatico, politico internazionale, per farlo in maniera non barbara, però vanno respinti. Rispetto a questo, poi qualcuno può dire no, ancora di più, no, cosa facciamo? No, però vuol dire che intanto che i sovranisti un po' hanno vinto la loro battaglia, un po', no? Perché nessuno dice più accogliamoli tutti. Però dall'altro lato che non si può più parlare dell'invasione, adesso pacificamente, onestamente. Si dice sempre che chi è fautore della teoria anti-immigrazionista è populista e insomma diciamo che sono un po' deboli le loro posizioni. No, in realtà però si può dire che sono molto deboli e un po' spesso premono solo sul lato emozionale, invece le tesi, le teorie che invece spingono quelli che invece appoggiano quella che è la cosiddetta immigrazione incontrollata, perché è quella che comunque ancora noi stiamo vivendo, al di là, cioè, i preti. Insomma, ormai sono soltanto, no, ma... sono soltanto i preti, cioè è soltanto il mondo cattolico che è favorevole a quell'idea un po' irenista, no? Per cui è il mondo... Vabbè, ho detto i preti, però scusate, un po' la dottrina cattolica la conosciamo, io non ho mai sentito nessun cattolico dire respingiamo. No, dico, però i media spesso fanno vedere magari il bambino che arriva in spiaggia, cioè c'è comunque una cosa emozionale. Sa, da un lato c'è Salvini che dice vedo arrivare soltanto... maschi, giovani, però nelle periferie si vede, cioè, la verità è che quella è la battaglia, i dati statistici però poi parlano di questo, cioè parlano del 90% di Stefano, uomini no, adulti, non è così, però la questione è un'altra di Stefano. Se la linea discriminante è stata tracciata ed è quella, chi ha diritto, chi non ha diritto, poi si può dire un governo efficiente o un governo inefficiente, un governo che si è venduto una linea giusta per poter avere la possibilità di sforare il rapporto deficit-PIL negli anni scorsi, eccetera, eccetera. Se la linea è quella, poi la dobbiamo anche finire, perché a me fa schifo che si dica non è successo niente a Rimini, ma mi fa schifo anche la descrizione per cui Rimini è l'Italia, no? Siamo pieni di... ho polemizzato fortemente con un altro gruppo che qui non citeremo, che quello è di destra sicuramente, è perché appunto fecero quel manifesto che riprendeva il manifesto di Boccasile durante la guerra. Non siamo a quello, ragazzi. Fra l'altro voi, e questo va a vostro, comunque non certo a vostro disdoro, state nella zona di Roma più interetnica, in cui più forte è il melting pot. Quindi... ci può stare, nelle grandi città ci può stare, e non mi pare che il livello della violenza, delle cose, sia fuori controllo, no? E quindi... del degrado sì, però purtroppo, degrado, perché il degrado è un'altra cosa, è chi sa far funzionare però le municipalità. C'è anche l'episodio qui della moschea, qui dall'altra parte della strada, dove quello però è un altro discorso, di Stefano, lì andiamo nelle religioni, iniziare... cosa facciamo con le religioni? Cosa facciamo con le religioni? Se uno è islamico, va in moschea. Okay. Oppure. Le moschee ce ne sono 150 a Roma, di cui abusive tantissime. Ce n'è una enorme, allora, dove non va nessuno. Allora uno fa il discorso. Ci possono essere dei luoghi di culto abusivi? No. Devono essere tutti quanti certificati, catalogati, anche per tutelarli. Perché, voglio dire, i malintenzionati ci sono da tutte le parti. L'organizzazione, perché la verità vera è che spesso le grandi, poi è che un paese di cazzoni per molte cose, no? Cioè bisogna saper organizzare le cose. È inutile che stiamo a litigare su degli argomenti su cui, se ci fosse razionalità, no, il problema si porrebbe bene. Casapondo non ha mai posto il problema dell'ordine pubblico per cercare un consenso. Però è chiaro che quando arriva, che ne so, il prefetto che ordina che per forza in quel quartiere bisogna aprire un centro d'accoglienza quando non è idoneo, quando era fuori diciamo da qualsiasi contesto, quando non c'era nessun diciamo anche tecnicamente la possibilità di aprire in quel posto, il prefetto si impone, fa arrivare i camion con dentro gli immigrati, prende la gente, la trascina via e porta gli immigrati all'interno del centro d'accoglienza. Allora lì Casapound c'è
e si mette a fianco del popolo italiano e ne paghiamo le conseguenze perché sono stati chiamati 70 anni di carcere e tutto quanto. Però a un certo punto sembra di esserci un po' che ci sia un sopruso nei confronti degli italiani da parte di un governo che ha cercato di forzare la mano sull'immigrazione. Io sono venuto qui e non ho avuto nessuna esitazione a venire qui, non solo qui con le tartarughine. Qui, che non mi pare che siate perfettamente in regola formalmente. No. Ecco. Quindi, come si vede, ci sono verità sostanziali e verità formali, che valgono per tutti. In realtà, se tu hai ruolo sul territorio, hai ruolo sul territorio. Se non hai ruolo sul territorio, non hai ruolo sul territorio. Però qui non esiste la legalità. Qui non c'è una cooperativa che si prende 35 euro per ogni ospite giornaliero. Di là sì, quello è il problema. Perché se ci fossero dei profughi da un paese dove c'è una dittatura, un paese che so, da una nuova Unione Sovietica, e ci fossero da accoglierli, voi non fareste i 35 euro come cooperativa sociale, non un guadagno. Cioè, vediamo di non criminalizzare neanche questo, di Stefano. Questa cosa, perché poi lì sì che c'è stata la roba, il wifi, gli hotel a 5 stelle. Direttore, se poi diventa un guadagno, poi c'è chi li va a prendere sulle coste e li porta qui perché c'è un business da mantenere che è ultramiliardario. Sono 4 miliardi di euro. Qui non è luogo e modo, però non mi dirà mica che Medici Senza Frontiere, Emergency, quella è gente che lo fa a scopo di lucro. È tutta gente che lo fa a scopo di lucro? Cioè, secondo voi gente che fa chirurgo, tutte queste cose, non guadagnerebbe molto? Questo è un altro discorso. Allora, visibilità. Siamo davanti alle telecamere. La visibilità è una cosa che riguarda tutti. Però vediamo di usare, non lo dico per carità, lo dico a me stesso, vediamo di usare il cervello su queste cose. Allora, ci sono delle ONG e ONG. C'è una ONG e un altro tipo di ONG. Però il discorso stesso delle ONG, che spesso... No, perché c'è chi come Gaspari dice... Le ONG sono tutte dedite a questa cosa. Però se ci si innamora, quella di destra, se ci si innamora del proprio core business, lasciatemi passare questo termine orribile, come magari i comunisti sono così innamorati dei poveri che non ne risolvono i problemi perché anzi li stivano dentro dei casermoni come Corviale costruita loro, come il Serpentone, dove poi possono da lì attingere i loro voti. Cioè, va da sé che a un certo punto anche il problema di un'Africa che non si sviluppa può diventare, diciamo così, propedeutico a che queste ONG continuino a chiedere soldi e prendere finanziamenti. Io mi ricordo mia nonna finanziava un'associazione, non mi ricordo quale, che mandavano la foglia di figo del bambino eritreo. Sono 40 anni che buttiamo o mettiamo i soldi in questo tipo di iniziative e in Africa non si è riuscito a fare un acquedotto. Allora io vorrei un tipo di atteggiamento diverso, risolviamo i problemi, non solo curiamoci dei problemi, perché a curarsi solo dei problemi si rischia di innamorarsi di quei problemi e di non risolverli mai per far sì che uno possa... Cioè, a me mi piacerebbe che un giorno Medici Senza Frontiere chiudesse perché non c'è più da andare a curare i bambini in Africa. Ma è questa la via che sta seguendo questa ONG? Non lo so. Questo lo dicono le finaliste di Miss Italia, no? No, non c'è più la fame nel mondo, basta con le guerre. In realtà noi sappiamo che le cose sono più intricate, più intrecciate e più difficili da risolvere. Però, ripeto, io non è che devo fare il maestro di moderazione, non me ne frega assolutamente niente. Su alcune cose bisogna essere duri, su alcune cose bisogna essere analitici. Però attenzione a chi appunto usa un'idea macchiettistica dei problemi. Poi io ripeto, di tutte le cose che ho visto sull'immigrazione, la cosa che mi fa più schifo sono i CARA, cioè lo stipare le persone come se fossero, sì, nelle navi dei negrieri dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Quella sì è una cosa che fa schifo in uno Stato moderno. A me non mi scandalizza che ci siano i 35 euro, se questo l'Europa decide, spendendo tutti e 27 i paesi europei, perché c'è un problema che riguarda tutti e comunque le persone non possono essere trattate come se fossero esseri inanimati, perché non posso dire neanche animali, perché neanche gli animali si possono più trattare per fortuna così. Cioè bisogna intenderci su cosa si vuole. Noi siamo per buttare a mare chi arriva? No. Siamo per rimandarli indietro? Sì, se non hanno diritto a arrivare. Cioè su tutto questo poi bisogna essere intelligenti. Nessuno... Se ha un mal di denti enorme, si chiede quanto ci guadagna il dentista.
Però, ecco, bisogna intenderci su questo. Però se questi miliardi di euro, e questo lo devo dire, sono sottratti, perché non vengono dall'Europa, i dati del Ministero Economia e Finanza parlano chiaro, ci sono i tabellari, sono 120, nell'ultimo anno 120 milioni di euro arrivati dall'Europa e 4,1 miliardi di euro spesi dallo Stato italiano. Allora la gente comincia a pensare che si sia sottratta una ricchezza dello Stato per fare l'interesse non tanto del ragazzo che è finito nel centro d'accoglienza, ma quanto delle cooperative che lo gestivano. Tutti quanti iniziano a pensare che ci sia sotto qualcosa di losco, e poi quando vedi che tutti sono impegnati, vedi le navi che vanno a 20 chilometri dalle coste libiche, caricano, stimano la gente e le portano, cioè uno comincia a pensare che ci sia un business, e penso che forse questo business effettivamente c'è. Adesso è stato fermato, e io qui lo dico, è stato fermato in una maniera indegna, perché per noi l'attività svolta dal governo per fermare l'immigrazione, perché poi fermata è una parola grossa perché non è fermata, ma il fatto che si sia pagata una tangente a dei gruppi armati o dei gruppi mafiosi libici per tenere questa gente poi nei lager sulle coste libiche in condizioni disumane, io lo trovo ignobile. Ignobile perché uno Stato come l'Italia non può stare sotto il ricatto dei gruppi armati libici o delle mafie libiche. È per questo che noi abbiamo... Adesso forse... Se fosse così, è chiaro che nessuno difende il fatto di dare dei soldi a dei criminali, ma no? Ahimè... Se fosse così. Resta però da dire, quindi, cosa facciamo? Mandiamo le truppe di occupazione? La nostra posizione la farei inorridire, perché noi siamo per l'intervento militare in Libia e per cercare di trovare la possibilità, insieme ai libici che ci stanno, di creare un governo che oggi non c'è. Cioè oggi lì c'è l'anarchia. Senta, Stefano, Serraj è un pupazzo nelle mani del morto italiano, cosa succede in Italia? Al 40° morto italiano, cosa succede in Italia? Cosa facciamo? Quando arrivano le bare con il tricolore, cosa facciamo? Cosa succede in Italia? Che consenso ha? Cioè, ma a parte questo, la guerra a chi? Lì c'è uno Stato sovrano. Non c'è uno Stato sovrano, perché se continuano... Esiste, è uno Stato sovrano. C'è un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Poi sarà un governo fantoccio, ridicolo. El Serraj non potrà uscire dal suo quartiere di Tripoli. Quello che comanda davvero il generale Haftar a Bengasi. Tutto quello che volete. Tutto quello che volete. Però se tu mandi le truppe di occupazione, resti da solo. Intanto la comunità internazionale non è... Ma poi quali sono i tuoi avversari? Li conosci? Le bande armate. Dove sono le bande armate? Ma lì è stato, è l'esito di una guerra, si parla di guerra civile, però, tutti abbiamo le nostre. Non è ipotizzabile, neanche più fatto, spericolato dei generali. Lo abbiamo fatto per gli Stati Uniti, per l'ONU, lo abbiamo fatto per consessi internazionali di ogni tipo, abbiamo mandato i nostri e sono tornate le bare nei tricolori, e qui nessuno, è successo niente, le truppe dall'Afghanistan non sono state ritirate. Possiamo farlo per i nostri interessi, tanto più che il nostro esercito... Quello che è successo dopo Nassiria me lo ricordo. Il nostro esercito è un esercito di volontari, non è più neanche un esercito di leva, ahimè, e ce ne sarebbero tanti volontari italiani pronti a partire. Cioè, un esercito professionale. Esercito professionale, ma non nella prospettiva di conquistare le truppe di... Ma noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo andare in Africa a costruire quello che manca affinché queste persone rimangano lì, o magari a creare le condizioni di lavoro, perché quelle persone che, come anche lei giustamente dice, devono tornare a un certo punto a casa, perché qui non si sa bene cosa debbano fare, possano trovare un lavoro. Dobbiamo andare lì a fare gli acquedotti, le strade, le università, le scuole, solo questo. Noi invece continuiamo a dare a pioggia ai dittatori da strapazzo dei vari paesi africani dei soldi che quelli utilizzano per farsi la guerra. Lo fa la comunità internazionale, è una tragedia, non questo. Noi, cioè la questione, la questione è molto semplice, il dramma è proprio questo, che il nostro paese non ha saputo farsi valere nel momento in cui è stato chiaro che era sbagliata la posizione di Cameron, Sarkozy e di Obama. Ed è per questo, mi permetto solo di intromettermi qui, quando il signor Macron, che è il paladino del liberismo europeo, e gli austriaci e tutti gli altri hanno chiuso le frontiere di fronte ai 15.000 che arrivavano al giorno, quando loro hanno chiuso le frontiere e loro hanno creato quella situazione in Libia, perché la Francia è andata lì a colpire i nostri interessi in Libia, in quel momento noi dovevamo mandare le truppe subito sulle coste della Libia, perché... Abbiamo i nostri interessi. È proprio anche per il rispetto internazionale che questa nazione deve tornare ad avere, che dobbiamo agire anche a volte unilateralmente, fare una cosa che nessuno al mondo dobbiamo si aspetta. Saperla fare. Gli italiani alzano la testa e vanno da soli in Libia. Oh, che è successo? Gli italiani, ma come pizza, mandolino. Noi dobbiamo sapere anche in questo senso tutelare
la nostra sovranità. Noi non vediamo altra soluzione al momento della questione libica, e quel giorno in cui loro hanno chiuso le frontiere era il giorno adatto per farlo. Non è stato fatto, ne paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo i nostri interessi in Libia, sono interessi sacrosanti, e non è giusto che la Francia vada a cercare di rompere i nostri interessi in Libia, perché noi siamo lì da sempre con le nostre aziende. Spezzeremo le reni alla Total. Siamo lì da sempre a tirare fuori gli idrocarburi che servono alla nostra nazione, e lo facciamo con un'azienda che si è sempre comportata diversamente rispetto alle altre multinazionali predatrici, proprio perché vive nel ricordo di Enrico Mattei, di quello che ha fatto, di quello che era la sua visione, e per questo quei nostri interessi non dovevano essere toccati dalla Francia, mentre invece sono andati proprio loro. E io non ridisco quando oggi vedo che lo Stato italiano, il signor Gentiloni, va a stringere la mano a Macron e chiude accordi su STX, chiude accordi, addirittura fa un piano per fare qualcosa di militare insieme a loro, quando quella ormai è una nazione ostile. Ahimè, la Francia è una nazione ostile, Macron o non Macron. La Francia in questi ultimi 10 anni, 15 anni è stata una nazione completamente ostile all'Italia. Allora io quello che voglio dire, per una volta andiamo a fare i nostri interessi, a dimostrare al mondo che gli italiani possono per una volta fare i propri interessi e non stanno sempre con la testa china a subire quello che succede. Questo è l'intervento unilaterale sulle coste della Libia. Non vuol dire andare lì a occupare, prendere la gente, impiccarla o fare queste cose orribili, ma trovare magari con i patrioti libici che veramente tengono ad avere ancora uno Stato, una nazione, la possibilità di crearla. Perché non possiamo vivere con l'anarchia al di là del Mediterraneo, perché quell'anarchia poi ce la ritroviamo all'interno delle nostre città. Questo dobbiamo dire. A proposito di questi discorsi, mi viene in mente un po', no, le maratone un po' sue che abbiamo seguito, un po' sulla Brexit e anche Trump o quant'altro. Un altro dato che sicuramente è riscontrabile è che c'è uno scollamento tra quelli che sono il consenso che hanno i partiti cosiddetti tradizionali rispetto alle periferie, nel senso le periferie oggi premiano e votano dei partiti, insomma, che non sono più i cosiddetti tradizionali o comunque non tradizionali, insomma, quelli un po' più, c'è un po' una lontananza, no? Nel senso che i cosiddetti quartieri posti di elite votano i cosiddetti partiti, ad esempio parlando in Europa, i cosiddetti europeisti, cioè europea, l'Europa che abbiamo oggi noi, delle banche e quant'altro. Mentre nelle periferie si vive un disagio e si dà un diverso tipo di consenso. Secondo lei i partiti non riescono più a interpretare il disagio del popolo, oppure sono troppo vicino agli interessi di determinate categorie e quindi non fanno più gli interessi del popolo? Cioè, qual è il problema? Ma il problema di fondo è che abbiamo attraversato la più lunga crisi della storia degli ultimi 70 anni, cioè 7-8 anni di crisi economica hanno portato a una divaricazione forte tra i quartieri alti, da ogni punto di vista, in senso stretto e in senso lato, tra i quartieri alti e le periferie. C'è una parte molto integrata nelle società europee e c'è una parte messa ai margini, questo è evidente a tutti. Il voto tedesco per ultimo lo ha confermato, oppure se vogliamo dire il voto francese ha dimostrato che gli operai hanno votato più per la Le Pen che per ogni altro partito. C'è quindi una diversa composizione delle opzioni elettorali, ed è il dato principale, tanto per farla breve, è lo sfarinarsi dell'idea di sinistra, no? Come rappresentanza di ceti. Il problema è che gli ultimi non sono più gli ultimi e i nuovi ultimi non hanno rappresentanza e nessuno vuole farsene carico, che sono proprio quelli che di cui abbiamo parlato fino adesso, gli immigrati, i sottoproletari, oppure gli abitanti di quelle zone meno favorite. Pensate, si parla tanto di Alternative für Deutschland, che ha avuto quel risultato alle elezioni tedesche, ma lì, se andiamo a scomporre, il vero grande risultato è quello che c'è in Sassonia, dove Alternative für Deutschland e la Linke, cioè la sinistra post-comunista dell'Est, chiamiamola così, soprattutto, non è solo questo, ma lo è soprattutto, così come AfD non è soltanto l'ultradestra o cose di questo genere, però sono due movimenti sicuramente di forte opposizione che hanno ottenuto il 44% complessivo in Sassonia, tra l'uno e l'altro, un po' di più ma non tanto AfD, un po' di meno ma non tanto di meno la Linke, quasi al 20% a sua volta. Lì che cosa sono? Lì sono dei territori che innanzitutto hanno avuto più di 40 anni di comunismo e quindi delle modalità di sviluppo e di ripartizione
della ricchezza sballati, e che gli anni, i decenni ormai dell'unificazione tedesca non hanno fatto riequilibrare rispetto alla parte più prospera del paese. È tutto così, se noi andiamo a vedere. Sono gli interessi, Londra a favore del Remain, l'Inghilterra profonda a favore della Brexit, i grandi stati, la California, lo stato di New York per la Clinton, per l'America profonda, quella operaia poi nelle zone dei grandi laghi per Trump. È tutto così. C'è un divorzio tra i movimenti progressisti e il ceto operaio, quello che insomma che chiamiamo così, e c'è una forte carica di avversione per chi è stato fuori. E poi ci sono tutti i fenomeni che abbiamo visto, cioè tutta quella logica per cui tutto deve costare sempre meno proprio perché c'è la crisi, quindi ci sono i negozi di discount in cui però chi ci lavora anche quello guadagna poco, cioè, e tutto si regge su un'economia che nel momento in cui salta qualche fattore salta in aria tutta come un castello di carte. Per questo, secondo me, negli anni che si approssimano a essere quelli del 2020, il vero scontro sarà tra chi sa organizzare la società questa e chi farà dei movimenti alternativi in grado di intercettare la protesta sociale, però non più in nome di un'ideologia. E lì bisogna avere delle ricette, perché sennò si diventa una sorta di sindacato, di corporazione, no? Noi siamo i rappresentanti dei cittadini che stanno male e non vogliono avere il ROM, per carità, tutto sacrosanto, ma poi ci vuole un'idea di società, che cosa fare. Quello sarà il dibattito su cui, non so, i Renzi, i Di Stefano, i Salvini, gli Alfano di domani discuteranno. Però è chiaro questo, è chiaro che si sta... Che cosa sta succedendo? Sta finendo il Novecento. Lo dico qui, però sta finendo è finito il Novecento, la destra, la sinistra, i fascismi, i comunismi, i sindacati, tutto si sta sfarinando in nome di modalità di rappresentanza che sono completamente, completamente diverse. E del resto noi non staremmo qui a parlarci adesso se fossimo ancora nel pieno del Novecento. Infatti la cosa interessante detta è sulle proposte e le soluzioni, perché come si diceva, se si rischia di diventare semplicemente un sindacato della protesta, poi ci si innamora di quella protesta e allora non pongo soluzioni o non le attivo proprio perché non voglio che il mio, diciamo, elettorato mi abbandoni, mentre invece da questa parte si è sempre proposta una soluzione, si è sempre cercato di risolvere i problemi delle persone. Io credo che la crisi economica sia stato un fattore, ma è la globalizzazione stessa che si sta, diciamo così, infilando in una spirale da cui non si esce, e questo malcontento è tutto frutto di questa globalizzazione in cui noi necessariamente ci dobbiamo impoverire e vedere crescere i paesi cosiddetti emergenti o i paesi che vivono in una forte crisi magari anche alimentare. Penso alla Cina di 40 anni fa, dove c'era gente che ancora moriva di fame. Oggi tutte queste nazioni stanno crescendo, cresce la Cina, cresce l'India, ma noi lentamente ci impoveriamo, ed ecco lì che anche la Cina, i cinesi che sono miliardi, gli indiani che sono miliardi, anche loro vogliono una bella macchina, anche loro vogliono mangiare il prosciutto, anche loro vogliono mangiare il parmigiano, e comincia a esserci un problema nella gestione di queste vicende. E secondo me la globalizzazione ha fatto crescere queste nazioni con squilibrio, perché non ha portato a nessun tipo di giustizia sociale, neanche all'interno di quelle società, perché noi abbiamo una classe di miliardari cinesi e di miliardari indiani, ma abbiamo ancora gente che dorme sul materasso fuori la fabbrica, gente che si suicida per ritmi di lavoro impressionanti, e non siamo stati in grado di gestire questo fenomeno. Noi dovevamo fare la globalizzazione o entrare in libera concorrenza e libero mercato solo con chi arriva ad avere le nostre conquiste sociali, con chi arriva ad avere le 8 ore lavorative, con chi arriva a potersi permettere di lasciare una donna incinta a casa. Allora possiamo fare mercato, ma se noi facciamo globalizzazione e ci mettiamo a confronto con questo tipo di economie dove l'uomo può stare 15 ore, 16 ore legato al tornio, e se muore lo possiamo prendere e buttare in una fornace e ce ne mettiamo un altro, noi non andiamo da nessuna parte, perché noi ci abbassiamo al loro livello. Allora forse è la globalizzazione che ha mancato, e la risposta che arriva oggi anche dalla Sassonia o da altri posti è una reazione a questo tipo di cose. E se si mettono insieme poi Alternative for Deutschland e la Linke e vanno a governare insieme, cosa succede? Quello poi deve essere un'ipotesi che deve essere presa in considerazione. Io questo dico perché spesso non lei,
ma nei media viene messo come spauracchio. Oddio, e se vincono che succede? Se vincono governeranno, prima o poi qualcuno si vedrà come governeranno, ma non è questo, non esiste questo problema. Ormai non esiste per chi è novecentesco. E poi si sperimenta, noi abbiamo visto tante volte, abbiamo visto perfino in Italia abbiamo visto vincere chi doveva perdere e abbiamo visto un movimento che ha preso il 25% all'esordio. Cioè, 4 anni e mezzo fa è successo questo, 25% in Parlamento. Tecnicamente non era mai successo, non nella storia italiana, nella storia europea. Poi è risuccesso con Macron, per dire il vero. Ma questa è un'ulteriore dimostrazione. Chi interpreta il vento del cambiamento, che il cambiamento, poi il vento del cambiamento non è una cosa bella, può essere il cambiamento che uno auspica o un altro tipo di... Però chi sa interpretare il vento del cambiamento, chi sa... di spiegare le vele giuste alla folata giusta, questo trova. La questione però su cui si recupera dimensione sociale da qualunque parte si stia è l'analisi di una società che è di vecchi. Cioè la questione di fondo è l'enorme divario di qualità della vita, di aspettativa di vita, di guadagni, di collocazione sociale tra i sessantenni, i cinquantenni, i quarantenni, in solido, poi con tutte le e quelli che sono delle classi di età inferiore. La questione giovanile italiana è la vera grande questione. Invece di, non lo sto dicendo a voi, invece di indirizzare i giovani verso chissà quale cosa, io non ho ancora capito perché i ventenni, i venticinquenni italiani non abbiano fatto quello che hanno fatto tutte le generazioni precedenti, cioè protestare nel modo più forte per dei meccanismi che in Italia, più che in qualsiasi altro Stato europeo o di quelli con cui ci confrontiamo, vengono nuove classi d'età punite, non vengono fatte entrare nel mercato del lavoro, quando entrano nelle imprese, nelle aziende, nelle redazioni, nelle professioni, ci entrano da ultima ruota del carro e non salgono, perché nessuno si alza. Il nostro è l'unico paese in cui nelle professioni cosiddette liberali si continua a guadagnare sempre di più man mano che l'età cresce. Un settantenne oggi che faccia l'avvocato, il professore universitario, il magistrato, il medico, il chirurgo, non stiamo neanche a dirlo, guadagna più di quanto non abbia mai guadagnato nella sua vita. Questo succede solo in Italia. All'estero c'è una curva dopo i 50 anni. Con l'eccellenza ovviamente, ma qui da noi è sistematico e chi sta così in alto poi non fa posto agli altri, non lascia posto, non fa crescere le altre professionalità e questo è un problema italiano. Se io facessi politica e fossi il rappresentante di una forza che vuol cambiare la società, questa è la questione delle questioni, dare la possibilità, perché ad esempio un cittadino normale che lavora va in pensione a 66 anni e 8 mesi, giusto? Si dice che si va verso i 67 anni. Ma perché invece un magistrato va a 73 anni? Un avvocato ci va quando vuole lui? Un professore universitario? Tutte le... non dico i politici, eccetera. Perché? È un'ingiustizia, sì. Oltretutto sono quelli che guadagnano di più. Questo capita per una serie di queste categorie. Si tratta di dipendenti pubblici. Allora, volete continuare a lavorare dopo i 66 anni? Benissimo, dimezzato lo stipendio. La metà che lo Stato risparmia va sulla creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani, su corsie preferenziali. Cioè, se non si inverte questa tendenza, il nostro paese è fatto di una clessidra rovesciata, in cui tra l'altro la tendenza al conservatorismo è più forte, perché non c'è innovazione. Nella Silicon Valley la media dei dipendenti delle grandi imprese che noi conosciamo, quelle che frodano così tanto poi il fisco europeo, cioè Google, Facebook, è 30 anni. Se uno ne entra nelle aziende italiane, dove la tecnologia, il digitale non esiste quasi, la media è di 50 anni. Questa è la vera diversa. Questa è la frontiera avanzata di una lotta sociale. Una lotta sociale che è di solidarietà generazionale. Ma io ho delle perplessità perché quest'idea che tutti debbano aspirare a tutte le professioni o che comunque sia i giovani debbano trovare spazio in posti già occupati. Mi preoccupa un po' perché nella realtà dei fatti i giovani sono completamente distolti
da qualsiasi ipotesi lavorativa, anzitutto da un tipo di propaganda che è meschina e che viene fatta quotidianamente dalla pubblicità, che forse noi non ci rendiamo conto, ma è uno strumento di propaganda non visibile, ma che è quello più che entra di più nelle nostre case e di più nelle nostre teste. I giovani di 20 anni si devono vedere tutti, che si lanciano con una tutelare da un paracadute, entrano dentro una macchina, che scalano una montagna, che vivono una festa con gli amici dalla mattina alla sera. Il problema dell'Italia è che oggi ormai chi lavora veramente, magari con le mani, magari in fabbrica, magari coltivando i campi, è visto come un paria, come un poveraccio, come uno che non merita quasi neanche di vivere. E perché? Perché poi i salari sono da fame, perché non ci sono lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma ci sono delle paghe da fame che gli italiani non possono più accettare, e nessuno parla di alzare questi salari, nessuno parla di quanto possa essere bello e dignitoso e comunque lavorare la terra o stare al tornio, e nessuno pensa più al fatto che il proprio lavoro sia una funzione all'interno di uno Stato organico, mentre invece oggi siamo tutti svincolati, per cui io devo vincere, devo arrivare, e si arriva al paradosso dove anche i comunisti cantavano in quella canzone, no? Anche l'operaio vuole il figlio dottore. Non è così. C'è chi deve fare il dottore, c'è chi deve fare l'operaio, c'è chi deve coltivare la terra, c'è chi deve fare il professore. Tutti devono avere pari dignità, tutti devono avere uno stipendio che gli permetta di costruire la propria vita, di comprarsi una casa, di fare dei figli, ma non tutti devono essere indirizzati a fare tutti o non tutti. Ma chi decide avere chi e chi no? Le attitudini. Perché le capacità quella canzone personali. È contessa. Le attitudini e le capacità personali. Era quelle dice, ormai l'operaio vuole il figlio dottore. Io mi batto per una società in cui l'operaio può avere il figlio dottore. Certo, il problema è che in Italia l'unico che ha il figlio dottore è il dottore. Questo è fuori discussione. Questo è il problema. Però per dire Casa Pound, ad esempio, che cosa che nessuno... Cioè Casa Pound vorrebbe livellare il basso, cioè nel senso armonizzare il basso, scusate, non livellare, far sì che tutti possano permettersi di comprarsi una casa di proprietà, di fare due bambini e di vivere una vita bella e tranquilla. E nell'ambito di questa base per tutti quanti, di avere i servizi sociali, di avere la scuola, di avere la cultura, nell'ambito di questa base poi che ognuno possa sviluppare le proprie inclinazioni per trovare la propria funzione all'interno dello Stato. Ma se io non voglio essere un rampante imprenditore, se io non voglio essere, non sono capace di essere un giovane che ha l'idea per la start-up, come dice Di Maio, che dobbiamo mettere i nostri giovani tutti a fare le start-up, se io non ho queste, magari potrei essere un bravissimo tecnico, un bravissimo coltivatore, perché non devo avere la possibilità di svilupparmi in questo senso? Devo essere indirizzato verso questa ipercompetitività. Per Casa Pound è questo il problema dell'Italia. È questo il fatto per cui nessuno parla più di alzare i salari. Cioè io non sento più nessun movimento politico parlare di alzare i salari. Comunque si parla piuttosto di abbassare i prezzi, cioè di continuare a livellare tutto verso il basso e di far sì che, va bene, ci sono i poveracci che prendono 300 euro al mese, non c'è problema, portate i polli transgender dalla Cina che costano 0,50 centesimi, così gli diamo da mangiare. No, alziamo i salari, alziamo la qualità di tutti per trovare di nuovo quella che era una nazione che soltanto 20 anni fa era una delle potenze economiche del mondo. Di questo non parla nessuno, neanche la sinistra, solo Casa Pound. Allora, abbiamo parlato di movimenti di protesta e in Italia il 5 Stelle oggi si riconosce in questo, no? Il movimento di protesta per eccellenza. E abbiamo accennato anche a Di Maio. Secondo lei il fatto che c'è stata questa svolta verso Di Maio fa perdere un po' quella, questo imborghesimento un po' di Di Maio, no? Rispetto a quello che era il vaffa originale nelle piazze di Grillo? Un po' potrebbe far perdere l'appeal di questo movimento? Come vede lei, insomma, le prossime elezioni future in primavera? Cioè, quali potrebbero essere gli scenari? I scenari possono essere più vari. Io dico solo una cosa. Uno può fare il vaffa nel 2013, ma se dopo 5 anni si ritrova ancora col vaffa, vuol dire che non ha... Cioè, tu puoi fare le elementari, ma poi quando vai alle medie c'è qualcosa di diverso. È chiaro che dopo 5 anni in Parlamento bisogna anche dimostrare capacità di proposta, di gestione. Quello era un passaggio inevitabile. Poi è il problema che hanno tutte le forze che sono antisistema e poi entrano, scelgono la battaglia dentro le istituzioni. È molto meno divertente che mandare a quel paese nei vaffadei chi comanda e ridere, è molto meno divertente poi andare a parlare dei montanti compensativi, la tecnica parlamentare, cose di questo genere. Ma la nostra è una repubblica parlamentare ed è lì che si fanno poi le leggi, le scelte, ci si candida a governare. Nel senso che Di Maio, come tutti
i candidati premier veri, non quelli di bandiera, deve essere anche contemporaneamente espressione di un movimento, espressione reale di un movimento, ma anche elemento di garanzia nei confronti del resto dell'elettorato, no? Salvini piacerà moltissimo ai leghisti, ma fuori dalla Lega secondo me non c'è nessuno che vorrebbe Salvini Presidente del Consiglio, così ci intendiamo. Voglio dire, la scelta di un leader di un movimento che viene candidato al ruolo di premier non può essere la scelta del più masaniello, deve essere la scelta di uno che è fatto così. È una forza politica che ha preso il 25% 4 anni e mezzo fa e si candida a vincere le elezioni, non lo può fare con una, dicendo così faremo una grande opposizione. Si candida a governare, e chi si candida a governare o chi si candida ad avere un ruolo, io non lo so, non la conosco, ma immagino che il Di Stefano di 5 anni fa fosse diverso da quello di oggi. Forse non aveva la cravatta, forse ce l'aveva più sgargiante. Sicuramente le sue idee erano meno moderate, erano meno pragmatiche. È così nella fase post-ideologica delle nostre società. È così ed è giusto che sia così. Bello o brutto, è giusto che sia così. C'è stato un tempo per altro, c'è questo tempo per questo. Poi però i 5 Stelle dimostrano anche un'altra cosa, vincono, perdono, però si possono scompaginare i pronostici. Ed è questo il bello che ha solo la democrazia. Io mi scuso, ma vi devo salutare. Senta, si promette che se facciamo risultato a Ostia ci invita? Se facciamo risultato a Ostia ci invita in trasmissione? Non ho capito. Se facciamo risultato degno di nota ad Ostia ci invita in trasmissione? Ma questo è... Cioè, questo è questo mi permette di dire una cosa, è come quello che dice alla fine facciamo un selfie. No vabbè, però dico, visto che si è detto no, che scusa, ma se uno fa notizia è interesse nostro che venga in trasmissione. Quindi, da noi bene. Questo è ovvio, no? Allora, ci vedremo. Se fa notizia è il bene o il male, perché se uno dice prendiamo il 10% e prende l'1% fa notizia in negativo. Se prende, dice prendo il 10% e prende il 20%, ci sarà la gara ad avere in trasmissione. Cioè è così, ma è così per tutti, perché ecco, chiunque lo dica, la stampa non è un regime, non fosse altro che perché vive di concorrenza. Va bene, allora ci vediamo a novembre. Buon lavoro.